Dalla ricostruzione di un giardino con tanto di canto degli uccellini alla possibilità di dormire sulla paglia, fino ad arrivare ad una casa interamente arredata in appena 16 metri quadri. Sono davvero tante le novità e le curiosità all'edizione 2024 di Expo Casa. Beh, un compleanno importante, 40 anni di Expo Casa. E poi quello che abbiamo, che lo dico e quindi senza che sembra di essere smentito, questo è rimasto l'unico nel centro Italia e anche fino giù verso il sud, l'unico che parliamo della casa, ma parliamo a largo raggio oggi della casa. Avete visto che abbiamo preparato come sarà il futuro dell'abitare del territorio, e qui abitare le case con tutte le soluzioni che ci possiamo avere. Sono soddisfatto perché veramente quest'anno ci siamo superati. Al taglio del nastro di questa edizione che spegne 40 candeline che si annuncia l'edizione dei record, la presidente della Regione Umbria. Ma credo che sia un appuntamento importante sicuramente per noi, per la nostra regione, ma il livello ormai di Expo Casa è nazionale, quindi è un punto di incontro su tutto ciò che è l'abitare, con un format anche molto nuovo. Nei padiglioni di Umbria Fiere, a Bastia Umbra, oltre 180 gli stand per una vera e propria esperienza immersiva nel presente, ma soprattutto nel futuro dell'abitare. Una fiera che sia, oltre che culturalmente, di prodotti certamente legati alla casa, ma con dei principi forti, innovazione, assolutamente sì, quindi sostenibilità, quello che è il futuro della casa non solo di oggi ma anche del domani, quindi con grande apprezzamento, con grande interesse, li sosteniamo enormemente queste grandi manifestazioni perché ci rendono competitivi ma anche unici, se vogliamo, nell'ambito non solo del centro Italia ma dell'Italia tutta. Il percorso espositivo si apre con una installazione immersiva composta da tre bolle trasparenti circondate da una scenografia naturale. Qui ogni visitatore è chiamato a fermarsi e riflettere. Nei quattro padiglioni poi sono tante le novità da esplorare, caratterizzate da una fusione di stili, un approccio green attraverso l'impiego di materiali sostenibili ed eco-friendly, la creazione di spazi flessibili e multifunzione, come un'intera abitazione in soli 16 metri quadri. In effetti ultimamente stanno andando per la maggiore, noi siamo specializzati proprio per le soluzioni salvaspazio, per i piccoli locali. Insomma, cambia la società e cambia anche l'arredamento. In effetti, ultimamente, come sta cambiando un po' il tutto, sta cambiando. Noi siamo già predisposti per fare questo anche in futuro. Da questi padiglioni, insomma, arriva un messaggio forte e chiaro. Intanto che l'Umbria, insomma, diventa il cuore comunque del futuro dell'abitare, ma è un futuro legato alle nuove tecnologie, lo abbiamo visto passeggiando tra questi padiglioni. Vediamo prodotti estremamente innovativi, quindi il tema casa in questo momento, pur essendo in crisi, comunque ha bisogno sicuramente di novità. Oggi i prezzi sono tali e la capacità di spesa anche delle famiglie si è fortemente ridotta e noi dobbiamo trovare quelle soluzioni comunque che garantiscano una qualità della vita e una possibilità naturalmente di investimento per migliorare l'accoglienza nelle nostre case, nei nostri appartamenti, nelle nostre abitazioni singole. Ecco, questo diciamo è uno spaccato nel quale noi possiamo vedere dai sistemi di riscaldamento, dai sistemi energetici, dove naturalmente dobbiamo cercare di contenere certe situazioni, sia a livello di soluzioni come rivestimenti rifacciati e cappotti. 40 anni la dicono lunga sulla validità di questa proposta. Qui troviamo tutto quello che serve per l'abitare e non soltanto, perché le tecnologie che qui vengono esposte sono tecnologie che aiutano non soltanto ovviamente chi abita le case ma più in generale chi abita ambienti, quindi c'è anche un tocco degli architetti, un tocco particolare che questa volta io ritengo che possa andare in combinazione con anche la comodità delle strutture, perché spesso si creano problemi, no, per fare cose bellissime e poi dopo non sono molto utilizzabili. In questo momento c'è questo connubio e speriamo che possa trovare la sua degna definizione. Expo Casa andrà avanti fino al 10 di marzo.